Buongiorno ragazzi, oggi il video inizia così, con queste belle fanciulle alla mia destra, che si godono un po' di ombra. In pianura fa un caldo da morire. Come al solito siamo partiti da Mantova, poi abbiamo fatto Castelnuovo del Garda, Caprino, Veronese e adesso siamo andati su per Ferrara di Montebaldo. Oggi abbiamo deciso di fare un po' di stradine diverse dal solito. Montebaldo sembra una ragnatela di strade. Abbiamo superato da poco Malgaim e proseguiamo per una stradina che ci porterà in un punto più alto consentito alle moto. La nostra idea è fare una breve escursione a piedi per goderci i panorami e respirare un po' d'aria più fresca. Come si può notare, l'asfalto è tutto ricoperto di cacca di mucca, ma se non altro è tutta roba naturale. Ecco il parcheggio, adesso mettiamo giù le moto e da qua in poi si va solo a piedi o con le bici. C'è il divieto di accesso con mezzi motorizzati. Ragazzi, siamo su Montebaldo. Spettacolo unico. Quanti gradi c'è? 26. 26, a Mantova ce ne saranno 10 in più almeno. Guardate cosa c'è giù in pianura, vi faccio vedere. Ok, si parte, non facciamo i sentieri ma andiamo su seguendo i percorsi che fanno gli animali per far prima. Benvenuti sul Monte Baldo, un luogo dove la natura regala panorami mozzafiato e sentieri affascinanti. Qui, le strade si snodano tra paesaggi variopinti, offrendo un'esperienza unica ad ogni curva. Mentre saliamo, il panorama si apre su distese di prati verdi e boschi rigogliosi. Ogni passo ci avvicina a nuovi scorci, dove il sole gioca con le ombre degli alberi e il vento sussurra storie antiche. In primavera, i pendii fioriscono, creando un tappeto di colori vivaci e profumi inebrianti. I sentieri sono un invito a perdersi e ritrovarsi, immersi nella bellezza selvaggia che caratterizza questo luogo incantato. Siamo a 1500 metri sul livello del mare. Quello che si vede in fondo è il lago di Garda. Giretto finito. Adesso andiamo giù, prendiamo le moto e ci portiamo a Malgaim. Vediamo se ci fanno da mangiare o se c'era da prenotare per forza. Speriamo bene. L'estate porta con sé giornate lunghe e luminose, perfette per esplorare mulattiere, boschi e praterie. Il canto degli uccelli accompagna ogni passo e ci connette profondamente con la natura. Ogni stagione offre un'esperienza diversa, ma tutte condividono la stessa essenza: la bellezza incontaminata e la pace che solo la natura sa donare. Siamo
siamo arrivati alla Malga. Adesso parcheggiamo i mezzi e facciamo un breve giro esterno per farvi vedere com'è il posto. Guardate che posto meraviglioso. Ci sono delle sculture ricavate dal tronco di un albero. Questa è una. Che spettacolo. E adesso vi faccio vedere la seconda. Sempre su un tronco, una bellissima aquila. Si può mangiare all'esterno e ovviamente anche all'interno in una bellissima sala che adesso vi mostro. Come si può vedere, il posto è davvero bellissimo. Prima fermata per mangiare è andata male, tutto pieno, non c'è posto. Adesso ci spostiamo e vediamo di trovare qualcos'altro in giro. Questo alla mia sinistra è il sacrario del Monte Baldo. Ci tornerò ancora per visitarlo. Sì, qua ci danno da mangiare. Rifugio La Genzianella. Ottimo. La carne cruda, salata. Ti dirò un copiato Claudio. Come Claudio? Buona? Buonissimo. Buono. Buon appetito. Grazie. Come si può vedere la strada è bella stretta. A me piace così, è uno spettacolo. Adesso direzione Brentonico e da lì si va al rifugio Graziani. Guardate questi alberi, che spettacolo. Siamo nel territorio di Brentonico, come si può vedere. Questo, sempre Monte Baldo, quello in fondo è il rifugio Graziani. Con l'aria fresca che c'è quassù ti passa la voglia di ritornare in pianura. Adesso siamo sulla strada che ci porta ad Avio, acceleriamo la clip e giù a tutta birra. Guardate questa serie di tornanti. È la seconda volta che percorro questa strada e devo dire che è sempre bellissima.
ragazzi, e dalla bellissima Val d'Adige con l'omonimo fiume alla mia destra vi saluto, ciao 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 a tutti.